Fighissimi amici, benvenuti nella nostra seconda puntata del Tour della Sicilia in Fiat 1100. Ci troviamo a Sciacca, nostra 35esima tappa. Città della ceramica, del corallo, del mare, del carnevale e delle terme. Mettetevi comodi, avremo tanta carne al brodo. E ad aspettarci ci sono gli amici del Coraie B&B. Ed eccoci arrivati nella stanza. E voi che fate? No. Ma guarda, un regalino per Piff e Pepito. Hai visto Piff, che bello? Abbiamo qualcosa anche per voi. Abbiamo anche dei dolcini per noi. Terrazzino. Ma che bello. Terrazzino, Piff già si è impadronito del terrazzino. Sì, ma dobbiamo far uscire Pepito adesso. Vediamo che dice Pepito. Vediamo un po' cosa ne pensa Pepito. Prego, ciao, lei Pepito. È libero di uscire, caro. Ora inizia il momento esplorazione. Prima cosa è il letto. Perfetto. Benissimo. Ecco, non vi abbiamo detto che Sciacca è collocata lungo la costa agrigentina e conta ben 44.000 abitanti. E siamo nella piazza principale che si affaccia sul porto. Si può fare direttamente un tuffo? Ma che dici? No, non lo fate. Non lo fate, ci sono le scalinate. E comunque qui di fronte troviamo dei fucus giganteschi. Guardate che belli! La sera si sente. Ma che cos'è? Così si sente. Ci sono tutti gli uccelli, sì, che cantino. Quindi adesso Barbara ci spiegherà dove ci troviamo. Dove? Diccelo. Ci troviamo davanti una delle porte d'ingresso delle città. Questa portava direttamente al centro di Sciacca. Potete ammirare anche degli stemmi araldici là sopra. E che cosa vuol dire araldico? Aspetta. Nobiliare, stemmi nobiliare, amore. Ah. Ma non abbiamo detto che questa cosa? È la porta San Salvatore. Ce n'erano ben 5, ma questa è una delle 3 rimaste. Possiamo continuare. Anzi no, aspetta ancora. Proprio alle spalle, sì, diciamo alle spalle della porta San Salvatore, troviamo il bastione di San Salvatore. Cos'è il bastione di San Salvatore? Praticamente credo che qua dentro loro, sì, si mettevano a sorvegliare, no? Cosa sorvegliavano? E dai purtusi. Purtusi cosa vuol dire in italiano? Purtusi. Il buco. Ok. Secondo me, quando c'era la porta, si sorvegliava all'entrata. Ci troviamo in Piazza Carmine, dove c'è l'omonima chiesa, risalente al XII secolo perché la costruzione risale all'epoca normanna, poi fu modificata dai carmelitani che ne hanno applicato anche quel rosone lì in alto. Porta Palermo, che garantiva l'ingresso nord alla città. Girovagando per le vie di Sciacca potrete notare due quartieri, quello ebraico e quello arabo. A testimonianza di ciò abbiamo da una parte i vicoli stretti tecnici proprio degli arabi e una sinagoga che adesso vi mostriamo. Non ne vai!
Siamo in via San Leonardo, dove si è rivoluto dare... Qui c'era il quartiere a luci rosse. E si è voluto dare vita nuovamente a questo quartiere, togliendo questa nomea, facendo... Vabbè, ci sono altri 13 murales, mi pare che non mi sbaglio. Non è importante. Facciamo vedere i murales. Ed eccoci davanti il maestoso palazzo comunale di Sciacca, ex convento dei Gesuiti, fondato nel 1613. Alle nostre spalle si trova la basilica. Tu dovevi andare col mio via quando vai. Facevo così. Vai. Ci siamo. Alle nostre spalle si trova la basilica della Madonna del Soccorso, chiesa madre di Sciacca. Bellissimo. Sì. Parla. Bellissimo. Madonna. Quando il virus esce due volte. Due volte all'anno, il 2 febbraio, perché Sciacca è stata salvata dalla peste nel 1200 qualche cosa, e il podestà allora ha fatto il giuramento che la vigilia l'1 febbraio c'è il voto, e tutte qua a Sciacca non c'è nessuno, per esempio socialmente, figli d'avvocati, figli di... Tutte pervenute che fanno il voto. Bellissimo. E dove arriva? All'altra chiesa, quella in fondo al viale. C'è un'altra chiesa. Di là, qua. Adesso vi portiamo al cortile Carini per ammirare l'artistica opera di Giulio Lo Rubbio, fatta solo con materiali recuperati in spiaggia. Alla fine di questo museo a cielo aperto vi è uno sportello particolare, andiamolo ad analizzare. C'è scritto: aprite questo sportello, vedrete l'animale più distruttivo al mondo. Apriamo? Apriamo? Allora, animale non ci sono. La colpa tua. No. Ovviamente questo vuole essere uno spunto di riflessione verso la distruzione che stiamo attuando in questo mondo. Quindi riflettiamoci. Ed eccoci al Castello Luna, più precisamente del Conte Luna. Fu eretto nel 1380 da Guglielmo Peralta, uno dei vicari dopo la morte di Federico III. Ma c'è una storia che lega il Conte Luna ad un altro conte, il Conte Perollo, e c'è una figura di mezzo, Margherita. Figlia di Guglielmo Peralta. Cos'è successo? Margherita era innamorata del Conte Perollo, ma la stessa Margherita viene data sposa al Conte Luna. Da qui nacquero degli scontri epici che durarono per anni. Improvvisamente il Conte Perollo, tradito da un vicino, fu trovato morto. E quindi il Conte Luna, per inveire su di lui, lo lega ad un cavallo e lo trascina per tutte le vie del paese. Questi tristi fatti vengono ricordati come il caso di Sciacca. È giunto il momento di fare un viaggio fra le arti saccenzi. Iniziamo dal corallo. Il corallo di Sciacca nasce in un'area vulcanica che si trova proprio a 24 miglia da Sciacca, e abbiamo la fortuna, tra virgolette, che ancora oggi nei fondali marini dell'area del banco di corallo vi sono depositi, si sono creati naturalmente, di corallo decaduto, quindi morto, si dice in gergo, che si sono conservati nel tempo nel fondale. Ma il corallo, quindi, questo che dice lei, morto, sì, li chiamiamolo decaduto. Morto, ha un altro colore o è sempre rosso? No, la fortuna è la domanda che tutti si pongono, gli scienziati si pongono, è come mai questo corallo proprio non è cambiato in nessuna sua parte. Che stranissimo. Sì, infatti, vi faccio vedere, eccolo.
qui vediamo il naturale, cioè quello che anticamente, non oggi, anticamente andava recuperato. Questo invece è il fossile che, come potete notare, è solo poco più sbiadito. Esatto, è solo, a parte che anche sbiadito, ma presenta anche delle cromie leggermente differenziate, perché questo corallo è stato sottoposto a delle forti, diciamo, temperature, e quindi lo hanno naturalmente sbiancato un po', certo. Lo hanno decolorato, uh-huh. In alcuni casi lo hanno anche fatto divenire bruno, quasi nero in alcuni casi. Ora di pranzo, e quindi adesso andiamo ad assaggiare dei piatti tipici saccensi, perché il signor Costanzo mi dice che non si dice sciacchensi, no. Ma si dice com'era? Saccensi. Così, e ci stanno aspettando all'osteria del vicolo. Vedremo cosa ci fanno assaggiare. Tipico. Ma io ho un buon presentimento. Adesso Barbara degusterà, perché non posso mangiarlo purtroppo, degusterà un piatto tipico saccense e il titolare ci spiegherà la sua storia. Vediamo un po' di cosa si tratta. Una ricetta di vaniglia, che è un piatto molto antico, e gli ingredienti sono uguali come la pasta con le sarde, ma ai tempi era anche un piatto unico, ecco perché si faceva a minestra, si ci metteva dentro anche il pane da fermo, proprio per essere davvero un piatto caldo, ma un piatto abbastanza robusto. E ultimiamo questo tour gastronomico con un altro piatto tipico saccense, che è un dolce. Proviene dal monastero delle suore della Badia Grande. Ma glielo dire adesso. Ah no? No, ce lo spiegherà meglio il titolare. L'uovo mulina. Allora, nasce comunque dal convento della Badia Grande. Lo sostituiva al cannolo siciliano, perché in estate la ricotta non si faceva. Allora la badessa ha inventato questo dolce che somigliasse al cannolo, ma è una crepe fatta di solo mandorle tostate con cannella e cacao. L'interno è il nostro bianco mangiare e la zuccata, sarebbe la cucuzzata, che è una confettura fatta della zucchina siciliana. E dopo aver ricaricato le pile, proseguiamo il nostro viaggio artistico. Si va dal ceramista. Buonasera, sono Guerriero Antonino, sono nato a Sciacca e da più di 20 anni che faccio questo mestiere. E questa è la mia piccola realtà. Io sono un produttore dal tornio fino al prodotto finito. Marca del film, questa di qua. Ah sì? Preciso e identico. C'è magari la musica? La musica la possiamo. Allora, la prima opzione è fissare la palla al piattello, bagnarsi le mani e far salire e scendere l'argilla per poter levare le bolle d'aria che ci sono in mezzo a questa palla. Dopo che ho fatto sale e scende e ho centrato la palla al piattello, vedi che gira uniformemente con il piattello. Si procede con i pollici bucando a centro, dopodiché le mani accavallate si comincia a stirare l'argilla con le mani. Apriamo e la ciotola è quasi fatta. Stacchiamo con un filo di nylon e la ciotola è pronta.
e si mette ad asciugare. E poi dopodiché comincia ad essiccare, essiccazione naturale. Poi ci avviene la cottura in forno. Dopodiché si procede alla decorazione. Allora, ringraziamo il nostro amico Francesco, che appartiene all'associazione del Museo Cinque Sensi, che sta lavorando molto qui a Sciacca, per averci fatto vivere l'esperienza del ceramista. Grazie. Quindi grazie Francesco. Grazie a voi per aver partecipato a questa esperienza, così come quella oggi del corallo, perché diciamo il nostro obiettivo è quello di far vivere i turisti e varie esperienze sul territorio, e quindi far vivere l'esperienza del corallo, così come quella del ceramista, così come tante altre che ne abbiamo, è importante per fare in modo che il turista si senta completamente integrato nel nostro territorio e lo possa vivere. Ci troviamo di fronte ad uno dei centri termali più grandi di Europa. Si trova a Sciacca, purtroppo è chiuso, mannaggia loro, ma adesso vi mostriamo il panorama e la coda di volpe. Cosa sarà? Uno scoglio. Vi portiamo dove nasce tutto, perché le zone termali nascono da qui, anche se le terme sono chiuse. Caldissima, qua proprio brucia tantissimo, lì invece brucia un po' meno. Catapultiamoci al porto, è qui che giunge il delicato gambero rosa di Sciacca. Dopo avervi mostrato il porto di Sciacca, che è un po' il punto dolente del paese, vi portiamo in un punto in cui vi sono delle grotte, una specie di taverne sotterranee, chiamate grotte del caricatore. Ma ieri ci è giunto all'orecchio che possibilmente un tempo queste erano anche delle tombe. Non è sicuro, non ti faccio dire niente, ma il dubbio. Ma per cosa venivano utilizzate, dubbio. Lo sai? Diglielo. Ma come? Certo che lo so. Qui un tempo ci mettevano il grano, ma c'è sempre quel dubbio. Tra le miriade di cose da fare e vedere a Sciacca vi è il castello incantato, che in realtà castello non è. Benvenuti nell'abitazione del signor Filippo Bentivegna. Ma chi era costui? Chi è? Era un personaggio di Sciacca che, nel tentativo di cercare fortuna in America, si imbarcò, e in questi murales possiamo vedere una rappresentazione di questo viaggio. Il pesce si pensa infatti voglia rappresentare la nave con il quale si imbarcò, e tutti i pesciolini, tutti gli imbarcati ovviamente. E questa è la città di New York. C'è da dire che in tutte queste opere, quindi queste teste che abbiamo fatto vedere, rappresentano qualcosa. Rappresentano qualcosa, ma tutto parte da un evento brutto che ha ricevuto a New York, ovvero è stato malmenato brutalmente perché si era invaghito di una donna sposata, quindi impegnata. Dal suo ritorno dagli Stati Uniti comprò questo podere e cominciò a scalpellare delle teste ovunque, sia negli alberi che nelle pietre. Convinto che queste teste erano i suoi sudditi. Esatto, e quindi da qui il nome Castello Incantato, anche se il vero castello non c'è. Ma è una bella etimologia. Etimologia! Mamma mia! Ed eccoci arrivati alla Basilica di San Calogero, che si trova sul Monte Cronio.
sul Monte Cronio e ci dicono sia bellissima. Sarà vero? Sarà falso? Sarà Ferguson? Vabbè, fatto sta che dopo la basilica vi facciamo vedere la grotta in cui l'eremita San Calogero stava. Si rifugiava. E se riusciamo anche... Ma questo però ci hanno detto che forse sono chiuse. Sono chiuse. Da fuori allora. Se ci arriviamo sì. Ma devi essere realista. Cioè, se non puoi, non puoi. Abbiamo preso le chiavi dal prete e adesso... Io chiave, cacchio. E adesso andiamo ad aprire il cancello che ci porterà alla grotta di San Calogero. E questa è la grotta. Piccola. Piccolo. Ma da qui usciva anche del calore da queste parti. Oh, fantastico, bellissimo. Quindi senti anche tu? Proprio è vaporosa. Puoi fare la pulizia del viso. Percorrendo in lungo e in largo il territorio, raggiungiamo Rocca Nadore, percorrendo un tratto insieme all'amico Calogero Bellavia. Perfetto. Saliamo a Cassone oggi. Allora, sei pronta? Anzi, è a Cassone. Ragazzi, queste sono scene di vita siciliana. Ci arrampichiamo. Come i veri campagnoli, anzi come i veri pastori, ci stiamo accingendo ad un'area archeologica. L'area archeologica di Rocca Nadore. Sei sicura? Qua. Vabbè, già ci stiamo perdendo. Benissimo! Come ti stai trovando? Bene? Guarda, qua c'è una gradinata. Festa! Mi sa che è una gradinata preistorica, ragazzi. E siamo arrivati in cima. E adesso vi mostriamo l'area archeologica dall'alto. Rocca Nadore è un vero e proprio sito archeologico in cui è possibile ammirare resti di fortificazioni, mura ed abitazioni risalenti probabilmente all'epoca punica. Altra scoperta da Piero Angelo. Allora, qui sarà sicuramente un punto di scavo. Purtroppo, sempre per i fondi, gli scavi vengono interrotti. E infatti qui c'è un pezzo di quella che potrebbe essere un'anfora. Rimanendo in tema archeologico. E alle mie spalle un dolmen. Cosa sono i dolmen? I dolmen sono delle antiche tombe megalitiche e avevano una vista spettacolare. Non vi ho detto che risalgono al V-III secolo avanti Cristo. Siamo insieme all'amico Alessandro che insieme al fratello ha avviato un'azienda che si occupa, ce lo dirà lui di cosa si occupa. Ah. Ciao Alessandro. Ciao a tutti, sono Alessandro, benvenuti. Siamo nel territorio di Sciacca in provincia di Agrigento. In particolare nella campagna del nostro territorio a 7 km dal centro della città. Siamo un'azienda specializzata in produzione cosmetica e utilizziamo i frutti della terra per creare dei cosmetici naturali, in particolare e fare dei saponi naturali. Il nostro ingrediente principale è l'olio extravergine d'oliva, per questo motivo ci troviamo qui in mezzo agli olivi. Queste sono le piante che ci danno, grazie ai loro frutti, l'ingrediente fondamentale di tutti i nostri prodotti. Il sapone è, diciamo, un prodotto tradizionale, non solo, è tradizionale del Mediterraneo, del Medio Oriente, nasce in Medio Oriente 5.000 anni fa. E, pensiamo al sapone d'Aleppo in Siria,
il sapone di Nablus della Palestina, tutti questi saponi sono sempre stati prodotti con olio extravergine, con olio d'oliva, ma anche il sapone di Marsiglia, quello della Castiglia e Spagna, il sapone della Grecia, della Turchia, del Nord Africa, tutto il sapone del mondo del Mediterraneo e del Medio Oriente è stato da sempre prodotto con l'olio di quelle piante, dell'olivo, che identifica e unisce tutti i popoli del Mediterraneo e del Medio Oriente. Vi ho detto, per fare il sapone ci vuole l'olio, ma non basta l'olio, si usa una sostanza alcalina che ce lo distrugge, ce lo trasforma, taglia l'olio, lo spezzetta e lo trasforma in sapone e glicerina. Oggi si usa la soda caustica, anticamente si usavano le ceneri, e questo serviva a creare, a spezzare l'olio, a trasformare in sapone e glicerina, a creare questa emulsione, questa emulsione che col tempo diventava sempre più densa, più pastosa, prima di poterla versare nello stampo per farlo rapprendere. Con le ceneri ci volevano quasi 20-30 ore di cottura, adesso con la soda caustica, diciamo così, 2-3 ore si raggiunge quello che si chiama il nastro, cioè la consistenza giusta, cioè quella quantità giusta di sapone e glicerina che tengono bene insieme questa emulsione. Per essere sicuri che noi di soda caustica non ne abbiamo più, facciamo sempre, prendiamo sempre in eccesso d'olio, si fa quello che tecnicamente si chiama lo sconto, cioè si mette un po' più di olio rispetto alla soda che reagirebbe al 100%, in questo modo abbiamo sapone e glicerina e quel filino d'olio residuo in più che ci dà l'effetto crema mani, che rende il sapone più emolliente, più morbido. Poi si taglia, che diventa sufficientemente duro per essere tagliato, si taglia e si deve stagionare. E questa stagionatura normalmente in Medio Oriente venivano le saponette impilate in delle torri, questa è una piccola riproduzione. La cosa importante era la forma di un tronco di cono, non di un cilindro perfetto. Questa restrizione richiama aria dal basso che fuoriesce dall'alto, questa circolazione naturale fa seccare la saponetta. Normalmente, anticamente quando si usavano le ceneri, questo processo di stagionatura durava intorno agli 8 mesi. Cioè per fare il sapone ci voleva veramente quasi un anno. Con la soda adesso in un paio di mesi riusciamo a venirne fuori, però è sempre un periodo lungo. Chiaramente la fontana è attiva, io ve l'attivo così il sapone ve lo faccio provare. Allora adesso Barbara sta provando un sapone. Non sappiamo di che cosa sia questo, ci sai dire qualcosa a riguardo? Questo in particolare è soltanto olio extravergine d'oliva, il duro, il classico, quindi con un estratto d'oliva, la parte acquosa dell'olio, lì si sente proprio la morbidezza dovuto all'olio extravergine, alla glicerina che si libera nel processo. Asciugando la pelle sarà levigata, liscia ma morbida al tempo stesso, perché la glicerina e l'olio residuo fanno da crema mani. Hai capito? Senti, oh, senti. Caspita. E adesso ci dedicheremo alle spiagge di Sciacca. Perché dovete sapere che Sciacca si trova in mezzo alla spiaggia a destra e alla spiaggia a sinistra e noi inizieremo dal Borgo Marinaro Stazione. Bravissima, pure. Arrivati alla spiaggia di San Marco, ma il signor Costanzo voleva spiegarci la storia dell'isola Ferdinandea. Vadi. Cosa è successo un tempo? A circa 26 miglia dalla costa saccense vi fu un'eruzione vulcanica. Questa eruzione formò l'isola Ferdinandea. Neanche il tempo di contendersela, di accapigliarsi fra di loro, che dopo 5 giorni sprofondò. Proprio attorno all'isola Ferdinandea vi è il famoso corallo di Sciacca. Ultimiamo questo tour de force con un'esperienza sensoriale. Buongiorno! Con gli amici di Aromatiche Clagia. Allora, Oxalis
pianta comune molto semplice, è un trifoglio e viene utilizzato, ti invito, questa è una delle piante che si può mangiare, ti invito a mangiarla, questa è una foglia che vengono, che servono per arricchire le insalate oppure sui piatti. Si può mangiare così? Mangia, sì, così? Per decorare i piatti. Attenzione. E ha un sapore che ora tu ci dovrai dire cosa ti ricorda. Sei sotto esame. È un frutto, cosa ti ricorda? È aspro, ma poi c'è un retrogusto di una buccia di... Ti ha aiutato troppo. Non mi pare brutta la figura. Sono rosse, sono bianche in genere. Si usa per... Sono anche secche, le famose... Sono anche... Ci sta provando, ma non ce la fa. No, io quello che ho sentito è subito un sapore aspro. Bravo. Che è classico della citosella di questa vera. Però poi se devi sentire un retrogusto, che quando mangi un frutto che ti aiuta anche, in genere viene utilizzato per chi ha problemi di stomaco. È la prugna. Brava. Questa di qua si chiama Lippia dulcis. Questa dovrebbe essere semplice da riconoscere. Viene utilizzata per condire i dolci, le macedonie, sul gelato, sulla frutta, molto buona, ma anche sul pesce. Mastica bene. Lì devi essere bravo perché man mano sprigiona diversi sapori. C'ha tre sapori. Questa è erba, la togliamo, sennò poi viene. Quindi, ci dica. Di fatto cosa senti? Allora. Io subito così, ma magari va bene. Liquirizia. Però... Bravissimo. Questa era la particolarità di questa pianta, perché c'ha un gusto di liquirizia. Poi c'è un'altra cosa che è ancora più buona, che utilizzi sempre, suppongo. Il caffè come lo prendi? Non lo prendo. Allora lo puoi. Il tè come lo prendi? Senza zucchero. Buono. E allora è questo, allora, non conosci lo zucchero, quindi non puoi assaporare, non è zuccherata? È zuccherata, sì. Aspetta, piano piano dovresti riconoscere un altro gusto che abbiamo già sentito, come quello di arancia, di cioccolato. Cosa senti? E l'hai sentito un retrogusto di menta? Io, perché sennò qua abbiamo 57 varietà da fare, siamo arrivati alla quinta. Diciamo così, che la lezione d'olfatto noi la eliminiamo, la stoppiamo. Gusto, però ci siamo. Questa di qua arriva da Sud America. Questa si chiama Persicaria hydropiper. Dovrei dire che cos'è realmente, ma prima te la faccio assaggiare. Prima te la faccio assaggiare. Questa, se non la riconosci, e basta, sospendiamo la visita, perché è evidente. La mangi, però all'inizio sembra che stai mangiando erba, poi ti esplode e poi ricade. Vai. La assaggio, quella scura o quella chiara? Quella scura. No, mangia. Vediamo un po', vai. Quando lei immortala, perché ora farà questa espressione così, dice: che cosa sto mangiando? Hai visto? Hai visto come arriva? Hai visto come arriva? È arrivata? Non è arrivata niente. È arrivato? È arrivato. Brucia, picca. Ecco, pepe dei poveri. Allora, in Sud America il pepe è una specie che costa tantissimo. Anticamente poi utilizzavano queste foglie. Stai tranquilla, tre secondi e va via. Stiamo facendo questa colazione non siciliana, così un po' vintage. È aromatica. È aromatica, sicuramente aromatica. Di extravergine di oliva, che è nocellara del Belice con biancolilla. Oltre ad essere un extravergine di oliva, è anche biologico, ecco. Perché noi non facciamo assolutamente trattamenti né in azienda, quindi sulle piante aromatiche, né diciamo sulle colture che poi Questo è il nostro pomodorino del nostro orto, quindi tutto a chilometro meno di zero. Stiamo degustando adesso della marmellata di arance e menta, due varietà, cioccolato e arancia. Ma ti prendono in giro, ti prendono in giro. Va. È giunto il momento di salutare Sciacca, cittadina che non ha nulla da invidiare le più rinomate località turistiche. Andiamo via con gli occhi ricchi di bellezze ed il cuore ricco di incontri. E quindi ci vediamo alla prossima puntata con Rivera!